quando ero piccolo, non sembrerebbe vero, ma sono stato sempre bullizzato a scuola, che comunque non venivo mai accettato e avevo molta, molta paura di litigare e cose varie. Infatti non mi accettavano mai i miei amici e mi prendevano sempre in giro. Un giorno litigai con un ragazzo e mi diede un calcio in mezzo alle gambe e rimasi piegato per terra, così chiamarono mio padre, venne lì e fece un casino. Inizio quando mio papà nel 94 dovette scappare dall'Italia perché gli arrivò un mandato di cattura e andò in Germania e noi siamo stati tre anni senza vederlo perché lui era residente in Germania. Dopodiché mia mamma ha deciso di andare in Germania anche lei con noi. E siamo partiti con il treno. Io ero già là un po' aggressivo, che nel treno ricordo ancora che avevo 11 anni, 12 anni, ricordo ancora che c'erano degli ubriaconi a fare macello e io mi sono messo fuori per difendere mia madre, nonostante ero solo un bambino, mi ero preso a pizza. Comunque, quando siamo arrivati in Germania, mio padre sì, lavorava, però mancavano tanti soldi perché non veniva pagato, eccetera, eccetera, era comunque latitante. E abbiamo dormito in una cantina, siamo stati un bel po' di tempo a dormire lì, infatti è stata un po' una vita un po' particolare lì. Da lì poi naturalmente cominciai ad andare a scuola e essendo italiano c'era molto razzismo all'epoca e per difendermi naturalmente, farmi rispettare, cominciai a alzare le mani a tutti quanti e mano a mano in quella vita, tra la povertà che eravamo a casa senza mangiare, poi papà che comunque quando beveva alzava le mani a tutti quanti, a me, ai miei fratelli, a mia madre, allora da lì
entrare a far parte di una cosiddetta baby gang. E prima di entrare a far parte della baby gang sono stato rapinato io stesso sopra un tram, e da lì mi è scattata la cosa sbagliata, più sbagliata da fare, perché dovevo reagire in modo diverso, e ho iniziato anche io a fare rapine ai ragazzi. Andavamo con questa baby gang a Berlino Centro e cerchiamo proprio delle prede con cellulari, cose, e minacciavamo e ci togliavamo tutto quanto. Da lì è partito un po' tutto quanto la mia cosa criminale. Poi ho avuto varie denunce per lesioni personali. Il primo arresto, tra virgolette, il primo arresto che mi misero le manette, avevo 12 anni perché rubai dentro una gioielleria. Mi portarono a casa, io spaventato, perché mio papà era latitante, però fortunatamente me la scampai solo con una denuncia. E lì continuavo le varie denunce, poi venni preso per varie rapine, mi hanno fatto passare notti in caserma, poi sono sempre riuscito. E mi chiedevo onnipotente, perché comunque mi rilasciarono sempre, allora io mi chiedevo Dio in persona, e non avevo paura di nulla. Che poi a 16 anni arrivò la prima condanna minorile, una lite in discoteca, e io facevo già lì pugilato e menai a una persona che mi attaccarono in quattro, e dopo lo beccai da solo e gli feci tanto male, gli si dovette mettere una placca di titanio allo zigomo e perse 50% della vista da un occhio. E lì venni condannato la prima volta a ore lavorative forzate, e da lì tutti i vari reati, fino a quando mi decisi di unirmi a una delle famiglie più grandi che si trovavano lì, e divenni il picchiatore più temuto, naturalmente facendo sempre lavori sporchi per loro, eccetera eccetera. E là era molto 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 dura quella vita. Così ebbe inizio tutta la mia vita criminale, dalla fame, la povertà e la sofferenza in famiglia. Mi ricordo ancora quando avevo 16 anni, 16-17 anni, e mia mamma ebbe una discussione con la mia ex ragazza e la offese in modo molto pesante, molto pesante. Al che offesi mia mamma per questo, perché lei attaccò sempre le mie ex ragazze, perché era gelosa e non ho mai capito il perché. Andai via, e la sera quando tornai a casa mi trovai le valigie e tutti i panni sul corridoio della palazzina, e tutte le valigie pronte. Non sapevo dove andare, non avevo soldi, non avevo lavoro, non avevo patente, nulla. E decisi di andare a vivere dalla mia ex ragazza. Naturalmente per vivere dovevo comunque fare qualcosa, e non è che potevo andare a un'attività e dire cercate lavoro, mi poteva anticipare uno stipendio. E allora mi misi a fare tutte quelle cose che naturalmente non si dovevano fare, ma ormai ero cresciuto, avevo preso quella strada di quella vita, e in mente avevo solamente di diventare un boss, volevo diventare un boss, cosa che oggigiorno mi dico che era veramente una cosa sbagliatissima. E riuscii poi, facendo tutti quei casini che ho fatto, che era tra estorsioni, rapine, lesioni, tutte queste cose qui, riuscii a aprirmi una piccola palestra, che comunque non andò bene, e allora continuai a fare quello che feci. Non ebbe fine, comunque ero dentro, non potevo uscirne, perché se volevo uscirne mi mettevano i piedi in testa, allora dovevo rimanere quello Alfredo che ero. E divenni molto conosciuto anche a 19 anni e temuto, nonostante ero molto giovane, mi misi contro chiunque senza alcuna paura, senza pensare alle conseguenze, mi sentivo invincibile. Però dentro stavo male perché non avevo mai immaginato che mia mamma mi cacciasse di casa così, perché io non l'avrei mai fatto con un mio figlio. Mi ricordo ancora quando mi misero anche pure in collegio, quando avevo 5-6 anni, tutte queste cose che mi hanno veramente segnato, e dentro non sono mai passate, dentro ho sempre un vuoto. Comunque sorrido tanto, ma mi dico sempre che chi sorride tanto è perché ha sofferto tanto. E tuttora oggi ci sto male, però cerco di andare avanti. Fortunatamente
avendo la mia famiglia attuale, però comunque mi manca quella figura familiare e mi avrebbe fatto molto piacere vivere una vita da giovane adolescente come hanno fatto tutti gli altri. Ricordo la prima volta che uscì dal carcere in Germania, che tornai a casa, che mio fratello abitava nel mio appartamento all'epoca, e mi ritrovai con lo sfratto di casa e lì avevo appena aperto da poco una palestra in Germania, una piccola palestruccia, e avevo anche lo sfratto in palestra. Allora mi misi ancora nella malavita per guadagnare i soldi per riapparare tutto quanto. Il mio primo arresto vero e proprio è stato nel 2006 in Germania, dove una persona mi doveva dei soldi e io l'ho minacciata per riprendermi dei soldi e gli ho anche alzato le mani. E da lì sono stato denunciato e un giorno, quando stavo in palestra, vidi un po' di macchine ferme con delle persone dentro e allora ho capito che c'era qualcosa che non andava. Allora poi ho sentito una sgommata di un furgone con tutta gente incappucciata dentro e là ho capito che erano venuti per me, perché quella strada c'ero solo io. E mi misi direttamente sulla strada a mani alto, perché comunque sapevo che quelli con i cappucci mi avrebbero alzato le mani all'interno della mia palestra. E quando mi misi per strada mi chiesero se ero col signor Alfredo, gli dissi sì e mi diedero l'arma in faccia e mi sbattevano per terra. E da lì mi portarono la prima volta in carcere. Quando ero in carcere il rischio della pena era quasi 10 anni e da lì decisi anche di cambiare avvocato. E tra una cosa e l'altra uscì dopo quasi un anno e uscì con l'appello, ma 6 mesi dopo arrivò il definitivo, che dovevo presentarmi all'interno del carcere entro 14 giorni e lì decidi di andarmene in Italia per cambiare vita, per cercare di diventare un'altra persona, perché dovevo lasciare l'ambiente in cui mi trovavo. E scappò in Italia chiedendo a mio fratello se veniva con me, perché non aveva mai lasciato a lui da solo, perché sennò sarebbe stato in pasta ai lupi. E quando arrivai in Italia, un anno dopo di latitanza, mi arrestarono lì l'Interpol e mi portò a Velletri. Come vedete, ci stiamo anche passando avanti adesso. Mi portarono qui e qui mi scontrai anche intorno ai 3 mesi di pena. Poi uscì perché volevano estradarmi in Germania, ma fortunatamente il mio avvocato riuscì a evitare questa cosa. E dopo che io uscì, ho fatto 2 anni di sorveglianza. Due anni e mezzo di sorveglianza, che non potevo uscire da casa e da Nettuno. E dopo quello, diciamo, finì tutto quanto ciò che avevo aperto e cercai di diventare una persona migliore. Ma quando stavo in Germania, tutti i reati che ho commesso, come anche questi fogli, ho iniziato già dal 2003 ad avere problemi seri con la legge per estorsioni, rapina, lesioni gravi, associazioni e tante altre cose.
infatti come da fogli potete vedere che tutto quanto reale. Quindi le prime cause che c'erano nel 2006 con estorsione aggravata, c'è tutto quanto anche quando ho fatto la causa, che era il 25 gennaio del 2006. E questi sono tutti i fogli che ho fatto, tutti i reati, diciamo, che ho commesso in Germania. Poi automaticamente qui c'è tutto i mandati dall'Italia, che qui c'è scritto i fascicoli italiani, che comunque avendoli vuol dire che io ho chiuso con tutta la storia, sono i fascicoli della febbre ancora l'avvocato. E qui c'è scritto che quando sono stato alquanto colpito ho mandato di arresto europeo dall'unità giudiziaria tedesca, e questo avvenne, loro hanno emesso il 31/8/2006. Infatti poi a ottobre, il 2 ottobre del 2008, sì, mi hanno arrestato in Italia. Infatti ho qui ancora il libretto nel conto corrente quando ero in Germania con la spesa, e quando ero in Italia con la spesa che facevo. E qui tutti i miei fascicoli, così per far vedere che comunque racconto una storia che naturalmente è vera. In più qui ho tutte le lettere della mia ex ragazza, che me l'ha mandata al carcere via Campolino 97 a Belletri, quando ero a Belletri. Qui come vedete tutte le lettere, qui c'è anche un documento tedesco con la mia foto. E tutte queste grandi lettere naturalmente che lei mandò sia in Italia che in Germania, dove c'è scritto tutto e di più, e mi hanno reso veramente più forte all'interno, perché le lettere all'interno del carcere sono molto importanti, perché mi danno tanta forza. I detenuti aspettano proprio questo, le lettere dei loro familiari o mogli, come questi qui, tutte le lettere che ho qui. E più qui ci sono tutte le foto di mio fratello piccolino, quando ero giovane io, che ero in Germania, quando giocavo a calcio in Italia. Questa qui la mia ex. E poi naturalmente ci sono le foto di mio padre e mia madre, che naturalmente oggi non ho più contatto, perché comunque non sono genitori a cui io ho molto rapporto, perché comunque pensando che da bambino per mangiare devo andare nei campi e cercarmi pomodori verdi oppure la frutta non ancora matura per mangiare. A casa mangiavo gli spaghetti che con il latte crudi, quelli col buco al centro, e succhiavo il latte dal bicchiere fino a quando lo spaghetto si ammorbidiva per poterlo mangiare. E io per mia mamma mi morivo. Infatti quando io andavo a scuola e avevo 1.000 lire per fare la colazione, sapendo che a casa non c'era da mangiare, io non mi compravo la colazione, mi compravo a lei sempre il Kinder cereale. Io rimanevo senza mangiare per portargli a lei il Kinder cereale, dicendo che ho mangiato da un amico, eccetera eccetera. Per me mia madre era tutto, era. Infatti è stata una brutta cosa dopo tutto quello che è successo, e da lì ho avuto molta poca fiducia nelle donne, perché se perdi la fiducia nella mamma, perdi la fiducia in tutte le persone e tutte le donne. Mi chiusa anche in collegio a 6 anni, perché lei non ce la faceva più a sopportare che discutevo con mio fratello. Tante cose che a me non mi sono piaciute, anche quando io facevo tanti reati e accettava i soldi da me nonostante sapevano dove venissero, più che altro quando me li chiedevano sapendo quello che facevo io. Io non lo farei mai con mio figlio, non accetterei mai i soldi sapendo che lui, anzi lo cercherei in tutti i modi di non fargli fare quegli errori. Infatti questa cosa mi ha segnato molto, molto, tantissimo. Mi ricordo anche mio padre, quando allora avevo l'oro impegnato, perché avevo già altro oro, lo impegnai perché avevo problemi di affitti e cose varie, e per rinnovarlo in Germania mandavo i soldi a lui, e quando ho mandato i soldi a lui mi disse che era una somma, io gliel'ho mandata, poi scoprì che non era quella somma. Mi ha chiesto molto di più soldi, nonostante sapeva che non avevo più soldi, mi ha chiesto più soldi di quelli che c'erano bisogno di rinnovare. Comunque ci siamo, adesso abbiamo superato questa cosa. Qui naturalmente c'è la foto con la mia ex ragazza e mio fratello piccolino. Questo io quando ero quel ragazzo pazzo, sempre stato pazzo. Qui la mia macchina a 19 anni,
per farvi capire la vita che facevo, potevo permettermi tante cose, ma naturalmente erano sbagliate. Avevo una macchina tutta quanta vistosa. Qui c'è naturalmente mia sorella con il marito. E qui la prima palestra che aprì a 19 anni, io qui con mio fratello e due amici. Era la prima palestra per il 6 novembre del 2005. Naturalmente aperta con soldi non puliti, facendo tutti i reati che potevo fare, perché se no a 19 anni era quasi impossibile aprire una palestra. Tutte le cose sbagliate che ho fatto, infatti questa palestra ha avuto problemi, perché tutto ciò che noi creiamo con soldi facili non durerà mai. Quello che ho creato oggi è stato fatto con duro lavoro e queste cose rimangono, e nessuno te le toglie. È stata una vita molto difficile, molto particolare. L'importante è che ce l'abbiamo fatta e ora sono una persona migliore e spero di, con questo messaggio, di trasmettere a tutti i giovani che pensano che la vita da criminali sia migliore che la vita. Uscii in Italia dal carcere, ebbi lo stesso problema. Mi ricordo ancora che arrivai a casa, c'era mio fratello, l'ex ragazza mia, e mio padre. E avevamo lo sfratto esecutivo che dovevamo uscire il giorno dopo. E io non sapevo come fare, perché comunque era veramente un periodo brutto, non c'era neanche nulla in frigo, zero da mangiare. Non mi chiedevo che tornando a casa avrei visto quella povertà assurda, era veramente una sofferenza assurda. Però decisi di mettere il mio orgoglio sul tavolo andando dal proprietario di casa e piangendo, chiedendogli di potermi dare almeno un giorno. E lui mi diede un giorno, non sapevo come recuperare tutto quello che avevo perso, diciamo, e riprendere la mia vita a mano. Allora feci un po' di assegni e cose varie, un po' di impicci come sempre, e mi aprì il primo negozio di tatuaggi. Quando scappa dalla Germania, il mio intento, nonostante ero nella latitanza, facevo latitante in Italia, volevo comunque aprirmi una palestra. Ma naturalmente non è stato così come ho programmato, ci sono stati vari incidenti di percorso, vari problemi di salute, tra incidenti eccetera eccetera, e ho fatto veramente la fame. Poi quando sono venuto in Italia, che sono uscito dal carcere, pensavo che tutto andasse al meglio, riuscì a aprirmi lo studio di tatuaggi, eccetera. Poco dopo che ho aperto lo studio di tatuaggi, feci sfortunatamente un incidente con la moto, esattamente lì, a quell'albero. Non riuscì ad entrare in curva con la moto e mi sono andato in faccia all'albero e mi sono fatto veramente male. Mi sono rotto la clavicola, fegato spappolato, contusione al polmone, femore rotto, e stavo anche morendo quel periodo. Fortunatamente mi sono ripreso e sono stato 3 mesi buoni all'ospedale, ed è stata veramente dura. Dopo sono riuscito a riprendermi facendo la fisioterapia con mio fratello, mi ero ancora a casa, lui che mi piegava la gamba per farmi riprendere, ci abbiamo messo un mese buono e sono riuscito a riprendermi e subito iniziai ad andare in palestra di nuovo perché avevo perso 25 kg. E naturalmente non è finita là, mi strappai il petto destro, il petto sinistro, scusate, il petto sinistro mi strappai e dovetti stare fermo di nuovo altri 2 mesi. Ripresi un'altra volta e mi venne l'ernia cervicale e sono stato fermo altri 4-5 mesi. E dopodiché ho avuto vari stiramenti, spalla, la gamba destra, e poi decisi di iniziare di nuovo a pugilato e fare gli incontri agonistici. Feci tutti gli incontri, non ne persi neanche uno, ero bravo e volevo arrivare veramente in alto, e all'ultimo incontro mi strappai il pettorale destro. Ancora ricordo quell'ultimo incontro, all'ultimo round,
perché l'arbitro mi disse se voglio smettere, mi disse che avrei preso il capo tecnico, ho deciso di continuare il combattimento e pareggiai quel combattimento. È stata una vita di tanti, tanti, tanti imprevisti, tanti incidenti di percorso e non è stata facile, è stata una vita veramente, veramente, veramente dura. E fortunatamente ora sono qui che riesco a raccontarlo e diciamo che nella vita penso che non bisogna mai mollare, bisogna sempre combattere e finché c'è vita c'è speranza, ragazzi. Bisogna sempre, veramente sempre, sempre, sempre credere in se stessi e mai buttarsi giù. Però dopo tanto, tanta fatica, tutti i lavori che ho fatto, sono riuscito a aprire la palestra, di nuovo la palestra in Italia, meglio di quella che avevo in Germania, molto più grande, e, per dedicarmi poi anche alle competizioni. Le competizioni, appena ho guadagnato qualche soldino da potermelo permettere, e quando iniziai a fare le competizioni fu una delusione perché persi ogni gara, fino a quando mi ero completamente demoralizzato e non volevo più gareggiare. Ma fortunatamente avevo la mia ragazza che mi ha dato tanta forza e mi ha convinto di fare altre gare. E nel 2017 l'ho fatto e cominciai a vincere tutte le gare. E da lì mi caricai e ho avuto molta più autostima di me. Però comunque quando c'è stato il mondiale da fare non ci volevo andare, perché comunque non credevo tanto in me. Credevo che non avevo possibilità di vincere un mondiale è una cosa grande. Ma la mia ragazza mi convinse anche lì di andare e lo feci per lei. E andai a fare questo mondiale, stranamente ancora mi ricordavo, dietro le quinte ho visto uno nero tutto enorme, grosso, e domandando alla mia ragazza: ma tu che ne pensi? Lei mi ha guardato sbalordita, io l'ho capito che non avevo possibilità, ma stranamente vinsi quel mondiale e tutto l'oggi non riesco ancora a realizzare. Però lì quella cosa mi diede la forza di andare a fare altre gare per poter diventare professionista. Il mio sogno era sempre diventare professionista a livello di Miss Olimpia, però poi con questi strappi muscolari che ho avuto il mio sogno è finito. Però, come si dice, non perdiamo mai la speranza, allora ho continuato a combattere per diventare professionista in una categoria minore, i classi, che sono le persone un po' più esteticamente più belle ma non immense. Allora decisi di fare la federazione WBFF, la feci il primo anno, niente, non rientrai neanche nei primi 15, la feci il secondo anno e persi anche lì. Il terzo anno non volevo più gareggiare con la federazione perché non credevo in me stesso e lì la mia ragazza mi ha convinto di nuovo ad andare. Andai poi a fare questa gara e stranamente diventai professionista. E ripeto, tuttora oggi è ancora incredulo perché è difficile crederci, ma diventare professionista è stato uno dei giorni più belli della mia vita, perché comunque il culturismo per me è tutto. Come vedete qui il mondiale che ho vinto e qui io gareggio dal 2004, allora vincere lì la tessera professionistica dopo tutti questi anni per me è un successo enorme. E come già dicevo, il culturismo in me è fondamentale, mi ha dato tanta forza sia nel carcere, sia al di fuori, sia quando ho avuto incidenti di percorso, sia quando non avevo possibilità di allenare,
mi ha dato tanta motivazione, tanta di continuare, specialmente dopo l'incidente con la moto, perché senza questo non avrei, mi alzerei la mattina senza non aver nulla da fare, nessun obiettivo. Una vita senza un obiettivo è una vita senza senso per me. Per questo lo sport è una cosa fondamentale, specialmente per i ragazzi di oggi, che lo sport ti allontana dalle droghe, dalla strada e da tante cose brutte. Mi ricordo ancora quando mi misi contro a una delle famiglie più potenti in Germania facendo delle cavolate, e ero costretto ad andare in giro armato perché mi volevano uccidere. Dopodiché con i miei amici con cui lavoravo, diciamo, chiamiamolo così, il loro capo si mise in mezzo e fecimo un incontro tutti quanti insieme a un giudice di pace. Un giudice di pace è tipo quella persona che è molto, molto conosciuta e ha messo pace tra me e quell'altra famiglia, così da chiarire tutto quanto. E lì ho rischiato veramente tanto, perché comunque questa vita è veramente, veramente, veramente pericolosa. Sono tanti retroscena che questa vita tanti ragazzi non capiscono, come quando un giorno andai in discoteca e una persona mi provocò e io scesi da solo per fare una vista, perché mi sentivo Dio all'epoca, nonostante ero con i miei amici in discoteca. Scesi da solo e quando scesi giù mi ritrovai 10 persone e mi massacrarono di botte, mi accoltellarono la schiena, mi accoltellarono anche sulla mano, e io fortunatamente cercai di scappare, perché difendendomi non ci riuscì più, perché presi un sacco di quelle bastonate, cazzotti, coltellate. Quando scappai, presi l'ultima mazzata di baseball dietro la schiena, che caddi a terra. Mi riuscii a rialzare e mentre andai via scesero i miei compagni, che puntarono poi un'arma verso quelle persone e quelle persone scapparono. E io lì rischiai di perdere la vita, perché comunque avevo un trauma al cranio, la pugnalata alla schiena, sulla mano. Ero molto tumefatto in faccia, ero veramente distrutto. Infatti quando rientrai a casa tutti si spaventarono. Questo che voglio trasmettere, ragazzi, che quelle risse comunque sono sempre da evitare, perché non si sa mai a che cosa si va incontro. Io sono qui e sono fortunato che posso raccontarlo. Altri ragazzi, come tanti amici miei che hanno perso le vite, la vita durante una rissa, loro non possono raccontarlo. Per questo io vorrei trasmettere un messaggio per insegnare a questi giovani che è sempre meglio evitare. Non vuol dire evitare, vuol dire essere vigliacchi. Evitare vuol dire essere uomini. Uomini che un vero uomo cerca sempre di evitare qualsiasi tipo di vite. E spero che riesco a far arrivare questo messaggio a tutti questi giovani. Ricordo quando volevo iniziare a tatuare, perché sono stato sempre appassionato di tatuaggi, andai a fare il primo tatuaggio, questo che io ho qui, e chiesi al mio tatuatore di come si fanno i tatuaggi e che vuoi diventare un tatuatore, e lui mi disse che non era possibile perché, essendo un culturista, non avevo la mano ferma, cosa che non è assolutamente vera. Poi venni qui in Italia, tutta la storia, la latitanza e cose varie. Non avendo lavoro ho detto, sai che, proviamo a fare i tatuaggi. Allora mi acquistai una macchinetta scarsa e iniziai a tatuare a casa. E gli ultimi attrezzi, perché io da quando sono venuto dalla Germania ho fatto venire mio fratello, mi sono fatto portare gli attrezzi che avevo nella vecchia palestra. Allora ho venduto gli ultimi attrezzi che avevo per aprirmi il primo negozio di tatuaggi. Naturalmente
il giorno dopo mi arrestarono e non lo potevo fare. Però dopo, piano piano, ho aperto un piccolo studio. E da lì, che era nel 2009, e da lì ho iniziato a tatuare per bisogno, anche perché non c'era lavoro all'epoca, io ero nuovo qui e ho iniziato a tatuare e ho aperto il primo negozio che comunque non è che andava un granché, però piano piano sono riuscito a vivere facendo i tatuaggi e ora è una delle mie più grandi passioni, anche lavoro. Apri il secondo negozio a fine 2009 nel centro di Nettuno, dove conobbi anche lei, che mi fece il tatuaggio con scritto il nome di Alex, che è il figlio, che è diventato anche il mio figlio dopo, diciamo il destino, no? E ho conosciuto lei, all'inizio era tutto un po' giusto per conoscersi, frequentarci, eccetera, eccetera. E io ero ancora un po' dentro, diciamo, un po' la criminalità. E dopo 5-6 mesi che mi accorsi che stavo provando qualcosa di più forte, decisi di smettere di fare quella vita per proteggere più che altro lei e Alex, perché se io andavo dentro, dopo dovevo lasciare loro soli e nessuno si poteva prendere cura di loro. Allora ho deciso di rallentare mano a mano e uscirne fuori lentamente. Per questo lei ha un ruolo molto importante, come anche Alex, nella mia vita, perché sono sincero, senza di loro penso che non avrei smesso. Per questo dico sempre che nella vita l'amore vince su tutto, per questo il mio motto è sempre peace and love, perché amore e pace è la cosa che è fondamentale oggigiorno nella vita. E devo ringraziare lei e Alex che oggigiorno faccio una vita serena e tranquilla. Nel 2013 ho coronato il mio sogno aprendo la palestra qui a Nettuno, all'interno della palestra il mio studio di tatuaggi, e oggigiorno posso ritenermi un uomo fortunato di avere una famiglia mia, sono felice e una persona realizzata e sono fiero di quello che sono diventato e naturalmente grazie a tutti gli errori che ho fatto sono oggigiorno la persona che sono. Dopo tutto quello che vi ho raccontato vi posso dire che la vita è stata veramente dura. Mi ha segnato molto da una parte, tantissimo. Infatti, con tutti i problemi in famiglia che ho avuto, papà che beveva, che picchiava a me, a mamma, ai miei fratelli, mamma che naturalmente ha fatto tante di quelle cose brutte, che per me era la donna dei sogni, volevo sempre una donna come mia mamma. Infatti, per questo motivo adesso mi ritrovo a sentirmi a disagio a Natale, Capodanno, perché a me è sempre piaciuta una vita unita, con la famiglia unita, e è stato veramente duro ed è duro tuttora oggi, però grazie alla mia famiglia che ho ora e sono realizzato e sono molto ma molto più felice. Però devo dire che manca, perché questo a tutti i ragazzi io consiglio sempre di andare d'accordo con i genitori e avere una famiglia stabile, perché è molto 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 importante. Molto importante, perché la famiglia credo è la cosa più importante che ci sia, la famiglia è tutto. E voglio farvi capire che dagli sbagli si può imparare, io ho imparato tanto, ho sbagliato tanto, ho fatto tanto tanto male a tante persone, anche alla mia ex ho sbagliato tanto, ho tradito, ho fatto tanti di quegli errori che, di cui me ne pento ora, perché se tornassi indietro avrei voluto non farli. Però alla fine, dopo tutte queste brutte esperienze, da una parte devo dire grazie alle brutte esperienze sono diventato l'uomo che sono ora, una persona migliore, un padre migliore del mio, e ho tanti valori che oggigiorno tanti ragazzi non li hanno, e spero con questo video che riuscirò a trasmettere a tutti i ragazzi un messaggio positivo
di non intraprendere una vita sbagliata nella malavita, amare la propria famiglia e vivere onestamente, ragazzi. È la cosa migliore da fare.